prima di iniziare il video vi faccio ascoltare solamente una cosa live sul profilo Instagram di Star Casino Sport, mia e di Sequolf. Allora mi dici di schierarlo Perisic stasera al fantacalcio? Ascolta, per la legge dei grandi numeri, prima o poi, ma una partita buona la farà sto cesso? Lo sapevo che oggi era il giorno di Mocho Vileda! Lo sapevo che Mocho Vileda, risentito dopo i miei video, oggi la metteva, lo sapevo perché è facile parlare dopo, ma io l'ho detto prima. E ragazzi, è vero anche che sono 10 partite che dico che per la legge dei grandi numeri, prima o poi Mocho Vileda, un po' sembra feschiv, no? Arriverà una partita che fa un gol e oggi l'ho detto prima della partita che segnava Mocho Vileda. Resti sempre un Mocho Vileda e spero che il prossimo anno tu ti levi dai coglioni. Però il giorno che tu fai gol io l'avevo detto. Veniamo alla partita, veniamo a Fiorentina-Inter. Parliamo di cose serie. Parliamo di Speedy Pizza. Parliamo del centrocampista italiano più forte in circolazione, anche se pochi, per fortuna pochi, ebeti, rincoglioniti, sfigati da competizione, poveracci, passano ancora il tempo a dire ma sa solo correre, Speedy Pizza sa solo correre, no? Secondo questi personaggi Speedy Pizza sa solo correre, oggi gol da fuori area a girare, contro la Juventus assist, cioè lui tutte le partite, oltre a farsi un culo così, e a dimostrare che è un giocatore che suda 7 polmoni, dimostra ogni volta la sua classe e la sua tecnica. Centrocampista totale. Quindi ai pochi haters di Barella, per fortuna sono pochi, c'è solo un modo per rispondere. To c'ha piquest e putin la ca. Grande Speedy Pizza. Allora ragazzi, oggi l'Inter ha fatto veramente una partita che mi è piaciuta. Io temevo tantissimo questa partita, un po' perché insomma Firenze è sempre un campo ostico, è sempre un campo dove noi andiamo a far fatica, è un campo dove negli ultimi anni abbiamo sempre anche preso magari la mazzata alla fine, al 90esimo o allo scadere o nel recupero. Oggi abbiamo fatto una partita da squadra matura, tanto di cappello all'Inter, veramente, siamo partiti veramente a sprombattuto, i primi 10 minuti li abbiamo rimbambiti, ci siamo mangiati subito un gol con Speedy Pizza Barella che ha fatto una bella girata e Minchioschi là, Moscardelli in porta, l'ha fatto una parete. Poi devo dire la verità, la Fiorentina ha preso un po', insomma, ha un attimo iniziato a capire dove era, contro chi giocava, in che città erano, in che anno erano, e ha iniziato a mettersi bene in campo. Poi ragazzi, devo dire che comunque l'Inter ha fatto una partita da squadra matura. È venuto fuori questo gol di Speedy Pizza Barella, questo gioiello, questa primizia, questo cioccolatino di Speedy Pizza Barella, che ha portato in vantaggio la squadra, il gol decisivo, oggi è un gol da 3 punti, quello di Speedy Pizza Barella, quindi cari haters di Speedy Pizza Barella, che ve lo dovete prendere nel deretano, ha fatto un gol da 3 punti. Poi siamo stati bravi e fortunati, perché nella reazione immediata della Fiorentina, c'è stata una doppia occasione per la Fiorentina, traversa e poi parata di Handanovic, dove veramente abbiamo rischiato, poi comunque la partita l'abbiamo sempre tenuta abbastanza in pugno. Vidal è uscito alla fine del primo tempo, Conte gli avrà detto ti sei lamentato stavolta che dicevi che esce sempre il 22, stavolta ti tolgo a fine primo tempo, così se ti lamenti non ti vede nessuno. È entrato l'eleganza che ha fatto una partita discreta, poi come detto ha segnato Mocho Vileda, autore di un buon secondo tempo, di un primo tempo disastroso. Mocho Vileda, autore di un primo tempo disastroso, a un certo punto quarta
quello lì della Fiorentina, gli ha fatto addirittura tunnel nell'azione dove abbiamo rischiato tantissimo, gli ha dato via in tunnel. Oggi veramente Perisic ha dimostrato quello che diciamo e che dico da sempre. È un giocatore che ha delle qualità offensive, ha delle doti offensive, a livello difensivo, poverino, non c'è. Però l'ho anche sempre giustificato dicendo che gioca in un ruolo che non è suo. Però almeno oggi sono contento di aver azzeccato la profezia. Se volete rivedere la profezia, andate su Instagram, perché la mia profezia, oltre ad avervela fatta vedere all'inizio del video, l'ho messa anche su Instagram. Ragazzi, oggi sono contento che Ivan il cedibile, Moccio Vileda, ha ingarrato una partita. E l'avevo detto, cioè, anche nell'otto, nel gioco dell'otto, ci sono i numeri ritardatari, no? Cioè, un numero non esce per 50 estrazioni, non esce per 100 estrazioni, Pramodopla da ogni fora, no? E anche Perisic, anche Moccio Vileda, un po' feschip total partiti. C'è anche una partita che dai, la svolta lo diventai. Cioè, arriva anche il giorno che anche Moccio Vileda deve segnare un gol. Sanchez così. Sanchez era stato messo in campo non tanto a sorpresa, me lo aspettavo e secondo me ha fatto bene a metterlo, perché comunque non giocherà martedì in Coppa Italia perché è squalificato. E niente, Sanchez purtroppo non segna, questo ragazzo non segna. Io, al contrario di Perisic, che mi sta anche sui coglioni, non so se l'avete mai notato che Perisic mi sta anche sui coglioni, forse qualcuno inaspettatamente di voi l'avrà anche notato, dai, insomma, però io cerco di non farlo vedere, ma qualcuno l'avrà notato. Sanchez è un ragazzo per la quale provo anche dell'affetto, io sono anche, cioè, emotivamente affezionato a Sanchez, però cazzo, figlio mio, io ti posso difendere quanto vuoi, però devi segnare, di mestiere fai la punta, non fai il giornalaio, non fai il gommista, non fai il pescatore, fai la punta. Hai fatto due gol, figlio mio, i numeri, Conte in maniera forse un po' ingenerosa ha detto che i tuoi numeri sono impietosi, purtroppo sei tu che devi tappargli la bocca segnando, l'unico modo che hai per tappargli la bocca è segnare. Quindi devo dire la verità, oggi un pochino deluso da Sanchez, per il resto veramente prova da squadra matura. Andiamo momentaneamente in testa alla classifica, aspettando di vedere cosa farà il Milan contro il Crotone, che insomma vincerà sicuramente. Oggi sono veramente tre punti fondamentali, sapendo che la giornata era favorevole al Milan, che ha un impegno sulla carta molto facile contro il Crotone. Noi a Firenze non voglio dire che avevamo un impegno super proibitivo, però a Firenze, nonostante i difetti che abbia la Fiorentina, te la devi sempre andare a guadagnare. Quindi oggi veramente prova da squadra matura, brava Inter, sono stracontento di questi tre punti tirati fuori, di carattere e di mentalità, magari senza fare chissà quale gran bel gioco, ma fatti di carattere. Iscrivetevi al canale YouTube, clic, seguitemi su Instagram, clic, like alla pagina Facebook, clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!